incontri avvengono qui. E tutti i mercoledì fino a dicembre, per alle ora, 5, se non vado errato, c'è una manifestazione. O si presenta un libro, ci sono delle letture, se no dillo te. Oggi c'è la presentazione del libro di Alemanno, sì, che tra parentesi, il libro di Alemanno l'avevamo già presentato l'anno scorso e non era ancora stato pubblicato, quindi abbiamo portato bene. Abbiamo presentato il dattilo scritto, poi dopo quello proprio la versione proprio originale, delle correzioni. Poi è andata via all'editore e poi è stata pubblicata. La prossima settimana, se a qualcuno interessa, siccome a Lucca non si fa altro che parlare di Giacomo Puccini, 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 non c'è altro. E invece ricorre un anniversario, due secoli dalla scomparsa di un grandissimo musicista lucchese, che è Francesco Geminiani, che la prossima settimana ricorderemo qui. È uno che si è fatto onore in tutto il mondo, però a Lucca si parla solo di Puccini. È un avo di mia moglie. Quindi parliamo di Francesco Geminiani, ecco, e quindi per chi è interessato, lì ci sono, diciamo, dei libri dell'associazione, chi vuol dare un'offerta può fare come crede, là in fondo ci sono i libri di Alemanno per l'acquisto e cominciamo. Qualcuno ce l'ha già, l'ha anche già letto, ma l'ha già fatto delle critiche dove ah, addirittura. Allora, vabbè. Io vi ringrazio tutti perché, insomma, fa sempre soddisfazione vedere la casermetta piena. Attacchiamo. Anch'io però voglio ringraziare tutti quelli che sono venuti, perché come minimo ci doveva essere il triplo di quelli che ci sono, perché mi avevano assicurato che venivano in tutte le maniere. Quindi quelli che ci sono sono meglio. No, anzi, che non ci sono. Soprattutto visto che allora, facciamo il orario, l'orario quello che causa di forza maggiore, lo so. Alle ore 17, cioè, un'ora so. No, però no, avevo detto che veniva. No, comunque vedo che, insomma, il pubblico c'è. Allora, il pubblico fino a 17. Cioè, dai, sei soddisfatto? No, veramente, no, perché di solito alle presentazioni. Guarda, aspetta, se gli dai la parola, lui ti fa la presentazione, lui, sta attento. No. Signore e signori, su questa cosa sono intransigente, perché finché ci sarò io non lascio la parola a nessuno. All'autore no, sì, no, all'autore sì, no, perché la differenza tra le presentazioni, quelle che vengono fatte, che poi hanno ucciso le presentazioni, e quelle che si fanno qui, è che l'autore viene messo da una parte, lo so, e non parla più. Parla più. Perché ci sono questi soloni, no, che aprono bocca e poi. No, non è il caso della no, ora lui mi conosce bene, abbastanza. Allora, attacca tu, dai. No, perché? No, devi attaccare te. Mancherebbe altro. Ah no, vabbè, attacco io, sapete perché? Leggo solamente una cosa e poi leggi te, lo sa. Sì, perché per presentare questo libro di scuola va bene, cioè per presentarlo, per introdurlo, no? La nota che ho scritto all'inizio del libro, che poi anche nella copertina, nel retro copertina, no? Un diario di bordo, la storia di un viaggio scritta in prima persona, un po' perché si rifà ad un viaggio che ho fatto realmente e un po' perché raccontare in prima persona mi piace di più. Comunque è più bello, scrivere in prima persona, è uno che scrive per finta di essere l'assassino, roba così. Quindi Giona sono un po', sono io, un po' sì e un po' no, perché è stato bello aggiungere della fantasia. L'estate del 1972, sull'onda dei ricordi, descritta con tanti particolari, primo fra tutti la musica, canzoni di quel momento scaturite dal decennio precedente, che fecero da colonna sonora a tutta la spedizione. Uno spaccato dell'epoca, un momento magico ed irripetibile. Una storia che somiglia alle storie di tanti ragazzi di allora, che andavano alla scoperta del mondo per divertirsi, vera, semplice, senza enfasi, priva di forzature ed artifici. Un racconto che parla di amici e di amicizia, di esperienze e di emozioni, di incontri e di qualche scontro. Per Giona, che dico sarei io, ma non sempre, si tratta di una continua iniziazione attraverso un territorio vasto e diviso in due, chilometri su chilometri,
macinati da piloti impareggiabili e da due automobili che oggi ormai appartengono al mito. Dico solamente, le automobili sono due 500, quelle vere, no? Una blu e una bianca, erano nessuno sulla copertina, e il territorio vasto che viene attraversato è quello che è diviso in due, perché nel 72 c'era sempre la cortina di ferro, ci rimase insomma fino a, per un bel po', diciamo, no? Ancora quasi dentro, ancora quasi dentro. Non leggo altro. Ah, penso di no, si ferma qui. E niente, io questo libro l'ho già letto l'anno scorso, era in forma di dattilo scritto, e mi fa piacere che sia stato pubblicato, anzi ringraziamo l'editore del Bucchia perché insomma secondo me ha avuto un'idea geniale, perché libri così tanto sono belli da leggere, perché oggi se ne pubblicano tanti e non tutti sono gradevoli. Questo per non gli ho dato niente io a lui, sia chiaro. Cioè, vai, perché appartino, ha detto sembra una cosa, a me non mi dà mai niente nessuno, forse ne parla un'altra volta, a parte gli scherzi, scritto bene, scritto in presa diretta, senza tanti fronzoli, e con diciamo, uno stile proprio discorsivo, proprio la vicenda di questi ragazzi, di lui in prima persona, un po' come nel precedente libro Baririo, dove c'era sempre la storia però riferita a un ambiente che era quello appunto di un, oggi si potrebbe dire quasi di un circolo, no? Dove si riunivano un mucchio di persone. A distanza di pochi anni ripercorrere tutti questi avvenimenti lascia un po' così, perché non sono passati secoli, eppure la situazione sembra cambiata radicalmente, il mondo è cambiato. Il mondo è cambiato, il modo di fare viaggio è cambiato, perché qui ci sono dei ragazzi che prendono un'utilitaria, perché ora si parla della 500, anche oggi c'è una 500 della Fiat, ma non è un'utilitaria, perché costa. No, poi è un'altra cilindrata. Uscivano di casa. Un viaggio effettuato nel 1972 da quattro ragazzi che prendono due 500, dice no, non è quella di ora, che non è la 500 di oggi, i viaggi fatti all'epoca, completamente diversi rispetto ai viaggi che fanno i ragazzi oggi, anzi oggi i ragazzi fanno molti viaggi virtuali, purtroppo, aggiungo io, all'epoca invece il mondo lo si scopriva direttamente sulla propria persona. Poi il protagonista, che è un po' lui, un po' no, aveva 16 anni, quindi era minorenne. Quindi un ragazzo di 16 anni che nel 1972 decide non solo, di uscire. Anche altri due erano minorenni, perché la legge sulla maggiore età è venuta fuori, mi sembra, nel 74-75, hanno un po' anno meno. Quindi due, avevano 19 anni, erano minorenni, c'erano cioè solo maggiorenni. C'era maggiorenni a 21 anni. A 21 anni, sì. La riforma del diritto di proprietà. E allora il libro si apre proprio con l'ingresso trionfale dell'amico. Si può dire che è qui da qualche parte, no? No, si può dire, è lui, però è chiaro, io ho perché i protagonisti sono cambiato alcune cose, anche connotate, cambiato. I nomi sono cambiati tutti, Lì di nomi veri c'è il nome di mia zia Linda e basta. Leggendolo mi è venuto Linda, non so come mai. No, per dare un'idea come inizia un po' il libro, immaginiamoci una cameretta di un ragazzo di 16 anni del 1972, lo stereo, uno stereo come era un tempo, giradischi, e poi la musica che veniva ascoltata all'epoca, sto disgraziato ascoltava a tutto volume il Led Zeppelin e quindi assordava tutta la casa. Arriva l'amico e la madre dice ma abbassa il volume, vedete? C'è giù Gianni che ti vuole, lo faccio passare di sopra. Certamente, appena dentro, guardando verso gli scaffali, esclamò l'amico: ammazza, oh, quanti dischi che c'hai, saranno 1000. No, 1000 non sono ancora,
ma se continuo così ci arrivo presto. Che facevi, Giona? Oh, ascoltavo un po' di Zeppelin e mi facevo una malburina. Malburina, si diceva no. Ma sì, dammene una, tanto si deve morire. Però i Led Zeppelin sono sempre i Led. Eh sì, è grande musica, quella sì che non morirà mai. Sai, Giona, ti devo dire che io sono l'angelo dell'annunciazione. Ma che dici? Perché sono incinto? No. È che ti devo annunciare che il prossimo agosto farai un viaggio con me, Junior e Ciacco. Ah, non lo sapevo. E dove si va? Si va in Europa. Ma la nostra meta primaria è Sopot. Sopot? Che cos'è Sopot? Uno stato non è. Non ho mai sentito questo nome. Che località è? Ma soprattutto dov'è? La mia curiosità era grande, ma Gianni, che stava ridacchiando, non si fece pregare. Sopot è una cittadina polacca di villeggiatura sul Mar Baltico, situata tra Danzica e Gdynia e molto vicina ad ambedue le città. Allora lo stoppai esclamando: Mar Baltico? Ma con tutto il mare che abbiamo in Italia occorre fare così tanti chilometri? E poi l'acqua del Baltico deve essere ghiacciata marmata. No, ma non crederete mica di farci il bagno. Lì dentro ci stanno bene i merluzzi, non gli umani. E Gianni riprese la parola dicendo: non andiamo là per fare una vacanza di mare. E poi non staremo sempre in Polonia. Dalla Polonia taglieremo attraverso le due Germanie per raggiungere l'Olanda e torneremo in Italia passando dalla Francia. Ti sfagiola l'idea? È un viaggione. Faremo tanti chilometri. E sai, il bello di un viaggio è il viaggio stesso. Quando si soggiorna dopo poco non è più un viaggio. Viaggiare vuol dire muoversi, e così faremo. Non staremo mai troppo in nessun posto. Queste ultime frasi mi piacquero molto e tutta la faccenda era allettante, specialmente per me, che non avevo ancora fatto niente di simile. Ammutolii rimuginando. Gianni intanto mi guardava speranzoso. E alla fine fu lui a rompere il silenzio. Devi venire. Sei adatto per un'avventura del genere. Non te ne pentirai. È un'occasione speciale. Piuttosto, se decidi per il sì, siamo sicuri che i tuoi genitori ti daranno il permesso? Ci fu un altro minuto di silenzio. Silenzio per modo di dire, perché il giradischi era ancora acceso e i Led Zeppelin pestavano alla grande. Insomma, io ci voglio venire. Ai miei genitori ci penso io. Gianni era contento a mille. Se mille era il massimo della gioia, aveva raggiunto il suo primo scopo, quello di avermi convinto. Poi però continuai esprimendo un dubbio. E scusa Gianni, non è che voglia tornare su quello che ho detto, ma perché la Polonia? Mi sembra una meta strana, quantomeno inconsueta. Sì, sai, è un paese dove spenderemo poco, c'è un cambio vantaggioso e compreremo la moneta locale al mercato nero, rispose il biondo. Ma anche se non c'è un mercato nero, si spende poco anche in Portogallo, in Spagna, in Grecia. Dimmi, perché la Polonia? Insistetti. Allora Gianni si aprì e disse: tanto prima o poi sarebbe venuto fuori. Devi sapere che della Polonia ce ne ha parlato il Lazzarini, quel professore di lettere mezzo pazzo, rivoluzionario e scapestrato. Lui ci va d'estate da 3 anni. Ce ne ha parlato bene. Dice che ci si diverte e che si trova facilmente compagnia. Allora interruppi Gianni dicendo: lo potevi dire subito che si tratta di donne. Sì, è così. In poche parole, è un po' più facile portarle a letto che da noi. Asserì il mio amico, senza mezzi termini. Oh, ora finalmente capisco. E visto che a riguardo non ho niente in contrario, a questo punto rimane lo scoglio dei miei genitori, anzi di mio padre. Ma, caro Gianni, io ho fiducia. Ho fiducia di riuscire a centrare l'obiettivo. Dammi un paio di giorni per trovare il momento giusto per parlare con loro e vedrai che ce la farò.
Beh, esclamò Gianni, ne sono sicuro, ci risentiremo tra qualche giorno. E poi venne. Venne l'ok dei genitori e quindi iniziò il viaggio. Venne facile perché quel ragazzo di 16 anni, appunto questo Gianni qui, era un amico fin dall'infanzia di Gianni e le famiglie erano amiche tra loro, se no ce l'avevano bella e mandato, cioè in poche parole mi ci avevano bella e mandato. Perché si fidavano. Perché si fidavano sia della famiglia ma anche di Gianni, perché questo Gianni qui ha 2 anni o 2 anni e mezzo di più di questo ragazzo qui, perché è ma sei sicuro che sei te Giorgio? Avevo detto che erano spazi nascosti protagonisti, perché comunque è una cosa un po' insolita anche oggi, penso, no? Mandare in giro così per il mondo un ragazzo di 16 anni, poi allora non c'erano le comunicazioni che ci sono oggi, poi insomma se lo dici dei telegrammi, roba così, non c'era telefonini, no? Poi si va in un paese come la Polonia, insomma noi in tutto il mese che stiamo fuori si mandò 2 telegrammi, uno dalla Polonia, no, 2 dalla Polonia, uno che eravamo arrivati in Polonia o uno che si diceva che si andava in Olanda. Fine, non ci sentivano mai. Uno, un telegramma, lo posso dire, tanto è con su scritto bene. Sì, per risparmiare, no? Prima era tutto bene, siamo arrivati, dicevo, ma ferma, no? Che fai? È troppo lungo. Allora è bene. Poi quando dalla Polonia si partì per andare in Olanda, dice, beh, avvertiamo le famiglie. Poi si mandò un telegramma a una famiglia che avvertiva le altre, no? È ovvio. E quindi il telegramma dalla Polonia che si partiva per andare in Olanda, prima pensato fu tutto bene, ora Olanda. Dice, uno fino, no, ma se mi ammatto, ma sì, mettiamoci Olanda, che capisco dove si va. Ecco, belle fa tutto per risparmiare, all'osso, perché insomma... puoi immaginare, insomma, ragazzi così in tasca non è che ci avessero poi tanti soldi da spendere, no? Famiglie normali, insomma, non di ricche, ecco, normali. Però, ecco, sì, non erano ricche, però, non lo so, c'era forse un benessere più diffuso oggi? Oddio, se si vuole affrontare quel discorso lì, si affronta o si finisce più, perché secondo me negli anni 70... insomma c'era ancora tanto positivismo, c'era lavoro, i problemi c'erano anche nel lavoro, comunque si trovava lavoro, oggi invece in poche parole cioè, ci sono tanti problemi, comunque vabbè, questo non tratta di questo comunque. Questo no, libro. Una cosa che anche ti se comunque non vai avanti. Una cosa che ti volevo chiedere, perché quello che mi ha colpito di questi ragazzi è il linguaggio che usano, cioè tu hai usato un linguaggio che usi adesso, attualmente, come persona adulta, o hai cercato di ricreare il linguaggio? Diciamo tutte e due, perché ci ho pensato a quella cosa lì. A volte mi sembrava di essere uno di 16 anni, però capisco che leggendolo, tanti passi sono passi di uno che l'ha scritto, insomma, io è già qualche anno che l'ho scritto, poi insomma l'ho rivisto 1000 volte, però capisco che si confondono un po' i linguaggi del sedicenne e del 57enne. Questo cioè è capibile, d'altra parte come fai? Lo scrivi oggi, che fai? Fai finta? Sì, ci puoi mettere qualcosa nel virgolettato, certe parole, no? Che poi ci sono, perché insomma poi lo dico che tanto qui siamo tutti maggiorenni, no? Ma poi non dico niente di speciale. Uso 2 parole perché poi ho pensato in quanti. Come si possono chiamare nei vari gerghi italiani, no? Come si può chiamare l'organo sessuale femminile, no? Io per divertimento ho scritto delle paginate intere, no? Nel libro uso solamente 2 parole, gnocca e topa. Lo so che topa è scurrile, però a Lucca si usa più sicuramente. Invece gnocca, semmai se passi l'Appennino, però è più simpatico, secondo me. È più simpatico, fa un po' più ridere. Allora ce l'ho messo, insomma, in quella, cioè, poche volte. Si capisce che si parte anche per quello, però poi leggendo questo romanzo qui, quello che viene fuori è il viaggio, la voglia di viaggiare e di conoscere il mondo che hanno questi ragazzi. Si capisce anche dalle prime pagine, perché poi c'è questo Giovanna qui che ha solamente 16 anni, 16 anni e mezzo, che in pratica si spalanca al mondo davanti, che prima non ha mai viaggiato. Cioè, ha viaggiato, si è fatto i viaggetti in compagnia dei genitori, una gita con la scuola, una roba di questo genere.
quello lì è il primo vero viaggio che fa. Questo ragazzo qui a 16 anni sicuramente era molto più grande di uno di 16 anni di allora e molto probabilmente era molto più grande anche di uno di 16 anni di oggi. Anche se il paragone con la gioventù di oggi non mi riesce a farlo, perché io sono un po' fuori da questo mondo. Forse in questo mondo ci rientrerò grazie a mia figlia che oggi ha 10 anni e magari fra 4-5 anni verranno fuori certe problematiche. E conoscerò i suoi compagni di classe, amici, amiche, e quindi vedrò un po' com'è la gioventù di oggi. Io dico lì, a un certo punto, proprio nelle prime pagine, che dopo il 68, comunque gli anni intorno al 68, sembra che la gioventù sia, cioè mi sembra a me, che fosse molto più sveglia rispetto a quella di oggi. Ma magari non è vero, perché è solo una mia visione. Io vedo tanti giovani che stanno lì al computer, cioè hanno il telefonino, l'iPad, e poi non so neanche come si chiamano, perché non ce l'ho neanch'io, no? Io ho un telefonino normale che non fa neanche le foto, no? Quindi vabbè, mi sono avvicinato a internet nell'ultimo anno, però lo vedo che questi ragazzi, te l'hai detto un discorso prima, fanno dei viaggi anche virtuali. Io direi che li fanno virtuali, ma li fanno anche in maniera più comoda rispetto a certi viaggi che ho fatto anch'io, anche dopo questo qui, diciamo. Un po' così, con due palanche in tasca, con macchine che avevano 500-600 centimetri cubi, che erano anche magari una, ma può essere già anche un po' vecchia, eppure ci si gira mezz'ora, perché è la verità. Non solo, si aggiusta anche una macchina che doveva essere un gioiellino e poi, insomma, non era, insomma, si trovò, si portarono pezzi di ricambio perché si sapeva che in Polonia era difficile trovarli, olio per cambiarci l'olio, roba di questo genere. È stato anche un viaggio avventuroso, anche pionieristico, anche se prima di noi già altri erano partiti per certi paesi cosiddetti dell'est, comunque oltre Cortina, no? Per vari motivi. Sicuramente comunque è vero che si spendeva poco, perché a un certo punto dico, si torna in Germania o occidentale, abbiamo una fame da lupo, ci si ferma allo snack bar, no? E si mangiano delle patatine con delle buste, così si spende una cosa esagerata, no? E dico che a un certo punto in Polonia lì ci si mangiava 7-8 volte con quei soldi. Infatti poi tornando in Occidente questi soldi finiscono in tre balletti, invece là ci si poteva permettere di starci quanto si voleva. Però a parte questo discorso qui è difficile fare un paragone con un ragazzo di 16 anni oggi, perché io ragazzi di 16 anni oggi si può dire che non li conosco neanche di me. Ti posso dire una cosa, guarda. Un po' si evince dal contesto, anche dai dialoghi e poi soprattutto da certi episodi, perché il ragazzo protagonista, lui, dai, diciamo, era lui, 16 anni, in Polonia a un certo punto ha a che fare con questo paese che non fa parte del nostro mondo, di quello che era il nostro mondo. E la cosa che colpisce è che un ragazzo così giovane, pur non essendo addentro nelle questioni politiche, però aveva già, come dire, una sorta di infarinatura generale, cioè l'informazione che all'epoca era inferiore rispetto a oggi, però riusciva forse a informare di più. La differenza, secondo me, rispetto alla giovane generazione attuale, è che su tante questioni che riguardano la politica sono un po' più all'oscuro. Può darsi. Pur avendo più informazioni. Non voglio entrare nella politica, diciamo, vera, che poi vera non è, perché secondo me noi nei primi anni in Italia siamo stati devastati da un certo tipo di fare politica e anche i giovani si sono allontanati per quello. Poi si può fare anche un'analisi sul 68, sì, ma sì. Ci vorrebbe, qui Gaetano ci vorrebbe, faccio per dire, no? Che ha 2 o 3 anni più di me. No, perché io nel 68 avevo 13 anni. È ovvio che quelle generazioni lì sono state influenzate da certi movimenti, no? E beh, sull'onda lunga. E comunque eravamo politicizzati, magari a 16 anni non ancora, però è da lì che comincio a prendere una coscienza politica, è vero. Il clima c'era, cioè sì, anche se... Perché mi ricordo che nel 72, non mi vorrei sbagliare, io andai a una manifestazione a Pisa, era una manifestazione oceanica, era una cosa mostruosa, non so come fece andarci, perché a 16 anni con un mio amico andavamo a questa manifestazione, ci muovemmo da Lucca a Pisa, no? Per andare a questa manifestazione che bisognava andarci per forza.
era una cosa, fu una cosa mastodontica, non finiva mai, era un corteo incredibile, no? E vabbè, eppure si faceva anche quelle cose lì negli anni 70. Poi, comunque, il riflusso è cominciato alla fine degli anni 70 o nei primi anni 80 e siamo arrivati ad oggi. Però quello che voglio dire è che questo romanzo qui non c'è niente di ideologico, anche perché c'è un discorso in fondo che lo fa una signora, non lo faccio io, no? Che può essere indicativo. Può essere indicativo, va bene, no? Perché te l'hai letto, no? Sì, va bene. Però la cosa che a noi ci piaceva era varcare questo confine, cioè quando si entrò in Germania Est a noi ci sembrava di essere dei ganzi, perché in Germania Est in quei tempi lì di occidentali ce ne andavano molto pochi, e io in Germania Est, a parte il fatto che noi stemmo esclusivamente su autostrade, quindi piazzole di sosta, distributori, autostrade, io non mi ricordo di aver trovato un occidentale, non un italiano, un occidentale. Poi occidentali li ho trovati in Polonia, a Sopot, quello sì, c'erano anche diversi italiani, ma non solo, e anche russi, che comunque vabbè loro facevano parte, non l'ho detto russi perché insomma c'erano anche negozi proprio per gli stranieri, molto probabilmente ci sono anche oggi, non lo so, perché io in Polonia ci sono stato solamente quell'anno lì, piacerebbe tornarci proprio per curiosità, e vedere com'è, e ci sono tornato a Sopot, vedi come cambiano i tempi, con Google Earth. Ah, beh, virtualmente. E io ho percorso, e che poi lo dico, Ulitsa, Monte Cassino, cioè che io dico via Monte Cassino, insomma Ulitsa, no? Che è la strada lunga, che è come se fosse la via Fillungo di Sopot, no? Che finisce con un pontile, e ci hanno fatto, che una volta non c'era, non me lo ricordo, una grande rotonda. Molto probabilmente c'è un bar o un ristorante, perché l'ho visto così nel computer, no? Cioè nel video del mio computer. Cioè, ancora c'è la Ulitsa Montecassino, si chiama ancora così? Io penso di sì. Ora, non è che io sono andato a vedere la scritta, era così, Ulitsa Montecassino, chiamata così per il sacrificio dei soldati polacchi durante la seconda guerra mondiale, che ne morirono diversi. Comunque rimando una cosa, è certa, i ragazzi oggi non fanno più quelle discussioni che facevamo una volta in macchina fino alle 3. Quello è il bar, perché lui era barilio, vedi come viene fuori il passato così. Le piace che ci siano degli amici in quei propri macchine. Si facevano anche queste discussioni. 40 sigarette fumate dalle 11. Si aveva, si fuma l'ultima, ma quello l'ho scritto nel primo romanzo. Si fuma l'ultima, che era l'ultimo mezzo pacchetto, e ci si aveva queste cassette qui, musica, e si ragionava di queste cose qui. E poi il mondo è cambiato, io non lo so, sarà cambiato meglio o peggio, non lo so. Sicuramente la gioventù, quelli che furono giovani negli anni 70, sono stati un po' questa gioventù, che c'era qualcosa di buono dentro, è stata troncata da quelli che sono stati i movimenti terroristici, secondo me, e un po' anche per colpa della droga, per l'assunzione di sostanze stupefacenti. C'era anche allora. C'era anche all'epoca. C'era anche allora. Certo. Poi sono cambiate le droghe, ma c'era anche allora. Certo. Però già negli anni 70 c'era la droga, magari non c'erano le droghe sintetiche. Sì, però soprattutto è cambiato il modo di aggregazione, perché c'era più vita aggregata a tutti i livelli. Certo. A tutti i livelli. Io vivevo in una corte, vivo ancora in una corte, una corte grandissima, dove tutti si stavano lì, perché tutti facevano il contadino, bene o male. Poi c'era chi lavorava fuori, ma la sera erano tutti lì. Oggi sono tutte situazioni mononucleari, proprio non anche così come tra i ragazzi, per non parlare del fatto che non c'è più la fabbrica, poi per il resto sono molto soli, perché non esistono più i gruppi di discussione, non esiste più un'attività legata alla politica, era molto importante, no? La dissoluzione dei partiti ha portato con sé il fatto che non ci sono più i gruppi giovanili che si occupano di politica, bisogna guardare anche questo, no? C'è stata una dissoluzione nel tempo delle forme di vita aggregata a tutti i livelli. Oggi si è molto più soli, perché un ragazzo vive molto più solo di quanto lo viveva una volta. E anche certe forme di coscienza collettiva,
di coscienza politica, di coscienza etica, non si formano più, non ci sono più. Per certi conti, la parrocchia, l'oratorio su determinati versanti erano anche quelli momenti forti delle piazze, che sono quasi scomparsi, perché sono quasi scomparsi. Per cui c'era sì la divisione anche tra chi la pensava in un modo e chi la pensava in un altro modo, no? Io mi ricordo Giovanni d'Azione Cattolica su altri versanti rispetto ai gruppi che militavano nei partiti e via di scuola. Ma erano tuttavia momenti di formazione a tutti i livelli, livello politico, livello etico e quindi anche morale, ovviamente, no? Tutto questo oggi è fortemente in crisi. Tant'è che su altri versanti non è soltanto una generazione senza politica questa, che è molto vicina anche all'antipolitica, ma è una generazione anche senza religione, perché è la prima generazione, si può dire, che fa senza. Io lo vedo, me ne accorgo bene, sono vissuto nella scuola fino a l'altro, fa senza. Perché? Ah, perché non ci sono più momenti di formazione insieme. Quindi tutte queste situazioni sono situazioni che hanno portato a una frammentazione e, io credo, a un forte impoverimento della vita, della nostra vita. Perché? Perché è la vita collettiva che forma, che dà possibilità di confronto, che dà idee, che dà possibilità di misurarsi con i problemi, eccetera. Oggi tutto questo c'è assai di meno, tant'è che poi in tutti i luoghi si sperimenta che cosa? Si sperimenta che chi riesce a tenere in mano il bando della comunicazione, chiunque esso sia, no? Alla meglio. Alla meglio, perché non conta più quello che si è realmente, conta di più come la si racconta. E questo credo che per il paese sia, per il paese, per tutti noi sia sicuramente un momento di forte crisi, no? E anche di, mi permetto di dire, qualche pericolo, perché si è pronti a percorrere tutte, quando mancano delle direzioni importanti, fondate, si è pronti a percorrere con una strada. Ecco. No, io facevo mentalmente, ma non solo un mondo geografico, qualcosa di più, e quello che potrebbe fare oggi un ragazzo, mi immagino lo stesso viaggio, fatto con altri mezzi, e dove va a finire? Me lo immagino già, in una pagina su Facebook. Quanti mi piace sono riuscito a raccogliere? 100! Ho avuto successo. L'illusione di essere stati e di aver potuto condividere qualcosa che poi in realtà non si è condiviso. Quindi c'è veramente questo dato. Che non condividi un'esperienza, non condividi semmai un dato emozionale che passa a trascorrere nel giro di due minuti. È una cosa che finisce lì, immediatamente. Con l'iPod, tutte queste cose qui, hai cliccato, hai fatto una foto, l'hai messa lì. E poi, di tutto questo, lui a distanza di 40 anni riesce a scrivere un libro su quell'esperienza. La mia domanda è, fra 40 anni un ragazzo di oggi riuscirà a fare altrettanto? No. Speriamo di sì. Nel senso, bisogna essere anche ottimisti. Cioè, quel mondo lì che avete detto voi, no? Mi piace, del Facebook, eccetera. Comunque bisogna anche esserci, va capito, in qualche maniera. E bisogna cercare comunque di riumanizzare tutto. Se noi riusciamo a riumanizzare tutto e a ricomprendere tutto, bene, perché poi al centro ci deve essere sempre l'individuo, no? È quello. Cioè, noi abbiamo a disposizione nuovi mezzi di comunicazione. È così. Hai capito? Cioè, ma secondo me se no si fa un discorso, perché qui mancano persone proprio giovanissime, no? Mi sembra, no? Così a occhio, no? E se no si fa il discorso solito che facevano i nostri vecchi su di noi, che dicevano: ma io giovani non li capisco, perché eccetera eccetera. È sempre il solito rullo compressore. Stancano. Ascolti, una solitaria. Volevo dire che i nostri mezzi, per esempio, sulla fase nuova che stiamo vivendo, sui mezzi di internet eccetera, io credo che ho letto il libro e ci stanno dentro tutte le cose che diceva lui e che su cui diciamo discutevi con lui, anche che nel senso è un viaggio, diciamo, uno spaccato anche di un'epoca, ma secondo me io ci ho visto anche un viaggio tuo personale. Quello c'è.
Il tuo viaggio che è anche culturale, politico, dove per esempio alcune cose le dici, le affermi e, come dire, le interpreti alcune idee, no? Secondo me la cosa più importante, e te l'ho detto subito dalle mani, questo è un libro che è semplice da leggersi, ma non è un libro semplicistico. No. Assolutamente no, perché come linguaggio è semplice da leggersi, è un libro, come dire, un racconto che dà uno spaccato di una certa epoca dove non c'era il telefonino, dove non c'era internet, e quindi i ragazzi erano, non c'era l'Europa attuale soprattutto, dove la facilità dei viaggi è molto più, anche con i costi, con l'aereo, pensate per esempio ai viaggi low cost, oppure ma le difficoltà dei due blocchi, eccetera, insomma, no? Dunque, lui racconta questo viaggio che secondo me è un po' il viaggio anche della sua vita, perché Giona è non solo il bambino, ma è la vita di Alemanno. E alcune domande, per esempio, sul perché della vita, perché poi si può fare l'allegoria fra questo viaggio e la vita di Alemanno, è la vita di una generazione, è la vita, diciamo, dei giovani di allora, no? E quello che sono ora, ecco perché secondo me è di fondamentale importanza anche quello che diceva, io l'ho scritto 40 anni dopo questo diciamo racconto, questo romanzo, ovviamente c'è una parte di me stesso come era allora, ma soprattutto c'è una parte di me stesso che io ho messo dentro come sono ora e come ho sintetizzato dentro di me alcuni temi. A me mi ha colpito per esempio sia con Casia, questa quasi ossessione Cassia, vabbè, Cassia, che poi ti succede anche quel fattaccio lì, sì, è un vivo, poi lo dirà lui, no? Però mi raccontato. È carino perché c'è il libro, arriva al momento blu, arriva al momento blu e poi no, lascia prendere, che la piano si racconta, no? Tutto, no, no, ecco, fermi un attimo, c'è una regolina. Cioè, non anticipare troppo, se uno ha letto, una presentazione serve soprattutto non tanto per far conoscere il libro e togliere la curiosità al lettore venturo, perché sennò allora è inutile che ci sia l'editore. Dico con questo e poi quindi per favore non anticipiamo nulla, perché sennò si toglie il gusto al lettore. Allora, aspetto e poi la faccio dopo. No, semmai colgo l'occasione, giustamente. È scritto in modo semplice, non è semplicistico. Io dico, riesce a descrivere. Ci sono tanti libri, proprio dal punto di vista stilistico, che forse hanno troppe pretese e non riescono a descrivere niente. Lui in modo molto lineare. Ripeto, io non gli ho dato, diretto, non gli darò nulla. No, è piaciuto? In modo, no, perché già l'esperienza della lettura del Barilio mi ha, diciamo così, dato questa impressione, no, della scrittura di Alemanno, che è una scrittura che nasce, sgorga proprio spontaneamente e non ha bisogno di troppi franzoli, e quindi sembra che non dica nulla, in realtà dice tutto o quasi. Cioè racconta, è in fondo un libro di narrativa, questo dovrebbe fare, no? Invece oggi, grazie anche a tanti stupidini, ecco, la narrativa è diventata non lo so cosa, una specie di, non so, di scalata, di specchi. È un affare. Per cui oggi non si deve più raccontare, si deve soltanto riempire pagine in formato Word. La letteratura, come la politica, è diventato un affare. Ma poco, perché però lo chiamerei che si vende talmente poco. Poi in Italia poi non legge nessuno, dice ne tanti, insomma. Non legge nessuno in Italia. Si legge del Livornese. Quello che ti pare, te devi leggere ciò che vuoi. Perché lui arriva con gli altri tre, anzi, va detto, le 500 sono due. E a lui tocca un compagno di viaggio un po' particolare, nel senso che
quello che conosco meno dei... Lo conosco meno e purtroppo ha dei gusti musicali che all'inizio possono sembrare simili. Scusa, m'era sbagliato. M'era sbagliato io, non è quello che conosco meno. Lì era l'altro momento del libro, E si trova con uno di quei personaggi che c'erano all'epoca, cioè i fanatici di un gruppo o di un cantante o di una cantante, come in questo caso John Baez, che per lui è diventata Giovanni. E questi personaggi, anche lì c'è una bella differenza rispetto a oggi ci sono i fan di Lady Gaga, però non possono essere assolutamente come erano all'epoca i fan di John Baez e di Giovanna. Quindi sto povero ragazzo si trova per tutto il viaggio, non ne può più, con questo qui che gli fa ascoltare, è lui che chiede ogni tanto, ma si potrebbe prendere una cassetta dall'altra macchina, c'hanno Bob Dylan, Rolling Stones, no, John Baez e basta. E quindi comunque arrivano nel luogo del, diciamo, di questa villeggiatura, a Bologna, dopo poi lo leggerete. Sì, perché succedono varie cose. Anticipo tutto, addio. L'elicottero ti controllava la strada che facevi. Era una famiglia veramente alla mano. Posso dire una cosa? Una volta c'era sempre coraggio. Ma una volta, allora ti parlo del coraggio, no? Scusa, ma una volta. Ma dico una volta, diciamo negli anni 60, 70, 60, dico la seconda metà degli anni 60, perché poi mi sapevo 55, dietro. Ma quanta gente c'era che faceva l'autostop? Quanta gente c'era che si fermava a caricare quelli che facevano l'autostop? Mi dici oggi dove sono? Allora, c'è paura, no? Cos'è che si sconfigge la paura? Facendosi coraggio. Anche gli altri amici che avevano 19 anni, comunque non erano maggiorenni, perché la maturità comunque era 21 anni. Perché insomma anche loro non sapevano. Ma non sapevo neanche dove eravamo. Noi siamo stati fuori un mese, non sapevano i nostri genitori dove eravamo, cosa si faceva. Poteva succedere. Imagine no possession.